Salve a tutti, sono Umid Phoenix e bentornati con Pokémon Argento. Ora qui mi trovo al supermercato di Fiordoropoli perché devo comprare qualche MT che si può acquistare solo qui. Salve, cosa posso fare per te? Compriamo tutti gli MT che hai in pratica. Visto che noi ci mancano tutti. Il 33 anche. 02. 08. E basta. Null'altro, ciao. Ci sentiamo dopo quando farò alcune modifiche al team. Ok, siamo ritornati a Mogagne. Dopo aver fatto il culo al Team Rocket, ora possiamo continuare l'avventura dopo secoli, 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 dopo tanti secoli. Vincerò io, di sicuro. L'importante è che tu ne sei sicuro. Ora vediamo chi la spunta. Filippo Psiche manda in campo Natu. Naturalmente lottiamo con Jingle. È lui che ha bisogno di livellare, mica io. Jingle, vediamo di arrivare al livello 35 quanto prima possibile. Ok, benissimo. Ora sei stato bravo. Siamo già al livello 31, benissimo. Calabra! Come cacchio ha fatto a catturarlo? Solo io non ci riuscivo mai. Allora facciamo volo. Psicoraggio adesso lo prende in quel posto. Vediamo che muore sto bel Calabra. Comunque volo è una ottima mossa. È una bella esperienza. Non è poi tanto scarso Jingle. È sotto shock il ragazzo, poverino. Chi cazzo è? Ciao Umberto, come va? T'ho comprato un utile strumento. Usati i tuoi soldi, ho fatto bene. E nel tuo PC ti piacerà. Clic, qui, mi. Non sono molto felice di questa tua scelta, comunque. Qualcosa c'è? Bacca bruciata. Meno male che ho liberato la tasca strumenti, altrimenti ora volevo proprio vedere come dovevamo fare. Sì, prima di andare lì volevo andare a vedere cosa c'era sotto. Farei qualsiasi cosa per mettere le mani su di un Pokémon raro. Ah, pensavo mettere le mani su un'altra cosa, fortunatamente è un Pokémon raro. Peo Pokéfanatico, cosa manda in campo? Per questo mi sembra abbastanza un Pokémon raro, non l'ho mai visto io finora. Un bel volo, adesso lo distruggiamo. Festone se lo prende quel posto. E voglio evitare di prenderlo nello straposto chiamato culo, quindi meglio evitare che ciò accada. Mettere in campo anche altri. No, non voglio questa cazzo di mossa. E che cazzo! Vai! Vai! E basta! Gesù Cristo! Che poi non volevo manco usare colpo ora, comunque. È già meglio Pestone, guarda. Molto bene. Peo Pokéfanatico l'ha preso in quel posto. Ma ha rotto le palle sta vacca! Usare tutti i miei soldi. Comprato una bambola. Sta puttana. Io mi faccio il culo e lei spende i soldi. Ultra Ball. Chissà se non mi incazza. Tu che vuoi? Ah, vuoi lottare? Oh no. Mi ha fatto prendere un po'. Mi ha fatto perdere un Poliwag. Ora come pensi di rimediare? Che cazzo ne so.
Willy Pescatore manda in campo Golden. Noi voliamo come al solito. Pavoletto incoronato anziché incornato. È ancora vivo. Un pesce che usa beccata mia nuova. Comunque. Esperienza per due. Perché me dovrei cambiare ancora Golden, ancora uno stupidissimo pesce di merda. Sperfuono non ha effetto, adesso lo distruggo. Speriamo che riesca a ucciderlo con solo un colpo. Il pesce che usa beccata è una cosa fantastica. Non avevo mai visto niente di simile finora. Importante è l'esperienza. Ho letto Sogeking. Oh, na 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 na. Na 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 na. Usa incornata, cacchio. Andiamo ancora con un volo. Se si salva è solo per un PS, non è molto bella come cosa se accade. E non è accaduta. Ok, anche Jingle sta salendo di livello, fortunatamente alla Madonna. Molto bene. Willy Pescatore l'ha preso in quel posto. Adesso devo farmi la strada per sotto. Si capisce subito che sei un buon allenatore. Io ci so fare con i Pokémon e so che sei in gamba anche tu. Ok, questo mi piace. Lo stimo. Ha detto la prima cosa saggia di tutti gli allenatori bastardi arroganti. Questo si è comportato bene. Alan Fantella, è stato bravo. Cosa facciamo ora? Un bel volo. È volato in alto. Siamo che muore, speriamo che muore. No! Piacere ora. Vedremo un gufo arrosto se va male. Vabbè, dopo controlliamo, ora uccidiamolo. Dopo controllo se... che cacchio, soffre per la bruciatura. No! Porca puzzola. Gesù, fai che ora il mio Jingle non muore, grazie, gentilissimo. Ora va assolutamente curato però. Se no moriamo. Allora, Pokédex. Ma non qualcosa di... senza che torno al centro Pokémon che mi rompo le palle. Che palle, che palle, che palle, che palle, che palle. Vabbè dai, un'iperpozione, ma chi se ne frega sinceramente. Poi le compro, lo sta con la puttana della madre del personaggio che usa i soldi per le bambole. Io non posso usare le superpozioni qui, ma chi cazzo se ne frega. Vista una cosa interessante. Verso trovare il vitalizzante massimo. E qui ora ci sarà un Pokémon che lo troveremo solo qui. Solo qui e basta. Si trova solo qua. Esatto, proprio lui. Proprio lui. Proprio lui. La mia paura è di ucciderlo. Cosa che non deve succedere assolutamente. Peccata, che cacchio usa questo? Perché non muore? Perfetto. Adesso una bella beccata. N-
Un'altra beccata credo che posso fargliela e non muore. Spero, eh. Adesso proviamo con la Mega Ball. Vediamo se va. Ma porca! Un'altra beccata credo che posso permettermela. Figo al cazzo che me la posso permettere. Facciamo così, vediamo se va. Comunque ora devo comprare tutte Ultra Ball perché le Mega Ball non sono più buone. Ma allora c'è da incazzarsi veramente. Bisogna essere degli imbecilli, Cristo in croma. Un Pokémon Down serve ora per catturare questo tizio. E so quello che... Ma vaffanculo, chi se ne frega, sta parte del fail lo taglio pure. In pratica ho tagliato un epic fail, meglio così, voi non avete visto niente. Era qui, continuiamo la nostra strada verso la grotta congelata, qui c'è un altro mongoloide. Sai qualcosa dei Pokémon uccelli leggendari? Sì, il mio cazzo è uno di essi. Ancora questi, Leon, leone, avicoltore, avevo letto Leon, leone, che cazzo di nome. Lotta fra Pokémon uccello. Il bastardone mi ha colpito lo stesso. Ancora con attacco rapido va sto tizio. Vediamo un po'. Ok. Il primo pigotto è KO. Esperienza, esperienza. Un altro pig de 8. Il mio sarebbe più forte. Te lo vorrei quasi far vedere, ma non ne vale la pena. Poi con Raffica mi colpisce lo stesso questo bastardo. Ma no! Dio... Scusate. Ma vaffanculo con la zoccola di tua madre, quella puttana zoccola. Che è quella puttana zoccola. Dicono che non ti devi incazzare poi. Non vedo queste cose, sì che mi girano le palle. Che felicità che è morto sto tizio. Avrebbe fatto schifo dare questa esperienza all'altro lì, cazzo. Andiamo alla grotta congelata qui che è meglio. Allora, dobbiamo fare una così. Allora abbiamo i soldi proprio per pulirci il culo, quindi. Jingle non ha effetto un cazzo, c'è un bug. E a questo punto, vabbè, che posso farci? Io ho una caramella rara, giusto? Vediamo un po' chi... Diamola a questo qui, a Satana, che è più down degli altri. Su Jingle non ha un effetto, non ha effetto niente. È logico che voglio, allora, togliamo, che cacchio ne so. Colpo coda.
Ok, questa grotta congelata qui ora ci farà bestemmiare, già lo so. Per ora tutto liscio come l'olio. Comunque i Pokémon per il Pokédex alla fine del Let's Play si vede, ora non c'ho proprio cazzo. Andiamo alla fine dell'avventura e chi se ne frega tu. Ah sì, ricordo questo enigma. Per mia sfortuna lo ricordo fin troppo bene. Le ore passate da piccolo a capire come Cristo si superava. E le ore che passerò anche ora a capire qui come Cristo si supera. Non è che cambia la storia. Allora, c'era una strategia ben specifica per l'occasione. Devo cercare di sbattere contro quel masso lì. Quello in mezzo, allora. Direi di andare sopra prima di tutto. Così può. No, non va manco con il pesce così. Così forse va però. È questo? No, non è questo. E che cazzo? Che palle. Qua che cacchio c'è? Nulla! C'è il nulla più assoluto. Ma che ho un colpo di culo che mi ricordo come si fa. Poi sta laggando senza motivo qui e che cazzo ne so perché. Ah, come cazzo si fa? Allora, riflettiamo. È quello il basso contro il quale devo sbattere. Così dovrebbe andare. Yes! Na 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 na. Lo sai, gliel'ho fottuto subito. MN07. Perché sono così down? Fino a un certo punto sono down. Andiamo avanti. Questo io non l'ho ancora catturato, vediamo se ce la facciamo però, altrimenti si fotte. Si fotte. L'ho detto, alla fine i Pokémon per il Pokédex, alla fine si vede. A questo punto ora non mi va proprio. Vediamo un po' qui, anzi qui devo usare forza, rottura di palle varie. Non c'ho palle di affrontarli ora, non c'ho proprio palle. Però ottenere una fesseria di esperienza poi non ne vale per niente la pena. Ma che cazzo! Un attimo di pausa che sta laggando tutto. Ok, ora sto registrando. Qua iniziamo a spostare questo. Vediamo se riusciamo a catturarlo, anche se poco ci credo. Esatto. Perché cazzo sta laggando? Non ho un cazzo di niente aperto. Si spera ora che non lagga più, perché altrimenti ora ammazzo qualcuno. Quindi non sarebbe molto bello vedere gente morta in diretta.
Bisogna fare tutto il giro di bordello per non prenderlo in quel posto.